Stasera vorrei mettere in relazione due fenomeni complessi. La complessità spesso non è statica e dinamica, è un processo, ed è un processo che, come abbiamo sentito prima, è molto difficile da tradurre in una rappresentazione visiva perché si sviluppa nel tempo e in tante dimensioni spaziali o di reti. Questi due processi complessi sono quelli dei sistemi e dei coordinamenti della comunicazione sulla rete internet e delle basi neuronali della cognizione, di come in sostanza funziona il nostro cervello umano. Sono stato ispirato nel mettere in relazione questi due temi di cui mi sono occupato per la maggior parte della mia vita professionale da una presentazione che fece Kevin Kelly, che è l'editore di Wired Magazine, a TED Global 2 anni fa. Kelly stava riflettendo sui primi 5.000 giorni del web e in base a questo si poneva la domanda cosa dobbiamo aspettarci dei successivi 5.000 giorni. E messi il dito sul fatto che il web in poco tempo, in qualche anno, è diventato un sistema estremamente complesso, complesso sia per la sua struttura, pensate 55 triliardi di connessioni ipertestuali fra pagine, un numero talmente ampio che non ha poco significativo per noi, ma anche a livello della quantità di informazione che veicola ogni momento, 100 miliardi di clicks per giorno, e questo era prima dell'esplosione delle reti sociali e della quantità di informazione che viene scambiato a ogni momento. Tant'è vero che questa dimensione comincia ad essere paragonabile a quella del cervello umano. Se si guarda la numerosità dei componenti che fanno parte di questa gigantesca macchina planetaria e si confronta ai componenti, almeno in termini di neuroni, nel cervello umano, se si guarda la connettività presente nella rete internet, comincia ad essere dell'ordine di grandezza dei numeri che vediamo nel cervello umano, almeno a livello di reti neuronali. Questo quindi ha portato Kelly a speculare sul fatto che per di più questo sistema non solo sta diventando un punto di accesso costante per tutti gli esseri umani come fonte di informazione, ma alla rovescia noi stiamo diventando un raccoglitore, un sensore permanente per questa grande macchina. Ad ogni momento andremo in giro con questi Sixth Sense che avete visto, mettiamo delle informazioni, dei messaggi sulla rete, in sostanza stiamo dicendo alla rete quello che sta succedendo nel mondo. Questo da centinaia di milioni di persone, presso miliardi di persone. Lo stesso avviene anche con sensori artificiali che danno in ogni momento informazione sulle condizioni ambiente alla rete. Allo stesso tempo la stessa quantità di persone e di apparati diventano gli attuatori della rete, permettono alla rete di andare a interagire e influire sul corso del mondo. E quindi Kelly speculò sul fatto che si sta sviluppando di fatto una grande macchina, questo One, questo soggetto etereo che potrebbe cominciare a avere alcune delle proprietà della coscienza umana. Avendo studiato entrambi, mi sono interessato a questa domanda e devo deludervi. Internet è una casa molto piena, ma non c'è nessuno dentro. Non c'è un essere dentro che guarda a quello che sta succedendo e conscio come lo sono le mie scarpe. Però quello che vorrei cercare di illustrare stasera è il fatto che sta acquisendo gradualmente una serie di attributi, una serie di proprietà che gli permettono sempre di più di ospitare processi collettivi coordinati, che hanno alcune delle proprietà della coscienza umana: la capacità di anticipare, la capacità di ragionare, prendere decisioni, la capacità addirittura di riflettere su se stesso, di essere autoreferenziale. E questi processi collettivi, che come cercherò di illustrare, non sono uno, ma saranno vari,
avranno un impatto profondo su non solo il modo in cui funzionano le nostre società, ma il modo stesso con il quale concepiamo il concetto di coscienza sociale. Questa nozione di coscienza sociale si sta ridefinendo. Allora, guardiamo un po' di cosa è fatto il cervello e quali sono gli ingredienti, se non sufficienti, perlomeno necessari all'emergere di una coscienza, di un'esperienza coscienza. Innanzitutto la capacità di apprendimento, la capacità di, interagendo con il mondo esterno, di assorbire proprietà, correlazione, rappresentazione, che si collegano al mondo esterno, al modo in cui ci relazioniamo con il mondo esterno. Questa capacità di apprendimento in prima battuta è materializzata attraverso la selezione e la modulazione delle connessioni fra neuroni, queste sinapsi che sono i punti di contatto che permettono all'attività elettrochimica di propagarsi da un neurone all'altro e di creare questi sistemi di rappresentazione nel cervello sulla base dei nostri sensi e dei nostri sistemi motorici. Ma questa plasticità, questa capacità di modulare le connessioni fra neuroni nel cervello non è lasciata a se stesso, non è semplicemente un sistema passivo che va a assorbire relazione e correlazione nel mondo esterno. È un sistema di apprendimento che è guidato da valori, da sistemi che di fatto sono sistemi valoriali. Questi li troviamo in nuclei, in sistemi di neuroni che sono nelle parti infognate del cervello, quelli arcaici che troviamo in sostanza in tutti i mammiferi, e proiettano questi neuroni, proiettano in modo diffuso sull'intera cortice cerebrale e tendono a ricevere e a costruire un'interpretazione molto grezza, molto meno dettagliata di quale che avviene a livello della cortice, ma un'interpretazione primaria di quale che succede nel mondo esterno e a dare, se volete, un sapore, un giudizio di valore su quale che sta avvenendo. Quindi mentre la cortice tende a costruire queste rappresentazioni e a mettere in relazione il contenuto della coscienza, questi sistemi danno un connotato valoriale. Pensate alla loro attivazione nei potenziali di soddisfare bisogni primari come il cibo, il sonno, la riproduzione. Questi è il modo in cui questi sistemi all'inizio, e questo è ereditato geneticamente, si attivano. Poi la cortice a sua volta va a proiettare su questi sistemi, a modellarli, e si sviluppano dei sistemi di cosiddetti valori acquisiti, non ereditati ma acquisiti, e che sono poi alla base di alcuni dei meccanismi che vediamo e di cui si è anche parlato stasera, ad esempio lo sviluppo di concetti di etica, concetti condivisi che vengono in grande parte acquisiti attraverso l'interazione sociale. Bene. Il terzo elemento, che è uno dei più cardinali della la base neuronale dell'esperienza conscia, è una grande capacità di integrare tutti i moduli e i componenti di attività all'interno del cervello. Perché? Perché fondamentalmente perché l'esperienza conscia è unitaria, ed è unitaria perché ed è molto collegata alla nostra capacità di pianificare, di organizzare le nostre interazioni con il mondo esterno, e abbiamo purtroppo un corpo unico. Pensate a cosa succederebbe se avessimo due esseri consci all'interno dello stesso corpo, uno che decide di portare questo corpo a sinistra e l'altro a destra. Faremmo fatica a camminare. Ma questa capacità di, invece, in casi estremi, di dividere la coscienza in due, si può verificare sperimentalmente, e questo è quello che si è visto nei cosiddetti split brain, lavoro in prima battuta di Roger Sperry, che gli ha portato il premio Nobel circa 30 anni fa. Cosa succede nei split brain? Si va a fare un taglio del corpo calloso, di queste connessioni che proiettano in modo massivo fra le due emisfere del cervello e che veicolano i segnali neuronali fra questi due emisferi, che sono quindi alla base, il sostrato di questa integrazione di informazione fra le due metà del cervello. Tagliando questi in casi estremi di epilepsia come intervento terapeutico,
si ritrova con un soggetto che nella maggior parte del tempo sembra essere un essere umano unico. In realtà ci sono delle condizioni particolari che si possono creare in cui si vede che ci sono due esseri che stanno ragionando. Si mette in sostanza un divisore fra il campo visivo sinistra e quello di destra. Come forse sapete, il campo visivo di sinistra proietta sull'emisfero destra del cervello e viceversa. E poi si dà delle istruzioni o visive o attraverso l'uso del linguaggio di dire sulla base di quale che vedi davanti a te, come parola devi o fare un report verbale di quale che è scritto o devi prendere l'oggetto corrispondente. Bene, la metà sinistra del cervello che vede il campo destra visivo vede scritto ring, un anello. E quella metà sinistra del cervello è fondamentale e necessaria per la produzione del linguaggio. E quindi quella metà è in grado di dire, beh, quello che vedo è ring e il soggetto dice ring. Allo stesso tempo la metà destra del cervello vede scritto chiave, non ha neanche il concetto di verbalizzazione, ma prende con la mano la chiave. Quindi abbiamo un essere che prende con una mano una chiave e con l'altra dice ring. Dimostrazione di quanta questa integrazione è fondamentale per l'esperienza, il comportamento conscio, ma può anche essere spezzata in alcuni casi. Serve una forte capacità non solo di integrare, ma di riclassificare, ad ogni momento riclassificare ciò che avviene all'interno del cervello. In sostanza una riclassificazione fra quello che viene rappresentato, che viene estratto dal mondo esterno, a livello, nel caso visivo, a livello degli oggetti che riflettano luce che riceviamo sulla nostra retina, e questo è messo in relazione con i sistemi di valori che vengono associati. Questa combinazione viene ad ogni momento riclassificato con ciò che abbiamo vissuto nel passato, anche in qualche secondo, in qualche istante precedenti, e che cambia ogni momento mano a mano che ci muoviamo nel mondo. Quindi ci ricordiamo, ci muoviamo e questo cambia la nostra prospettiva. E c'è questo processo costante dove, se volete, il retro del cervello, che è più impegnato nell'elaborazione originale dei segnali, delle percezioni del mondo esterno, dice al davanti al cervello cosa c'è, qual è la situazione attorno a sé. E il davanti del cervello dice al retro, ma come devi interpretare questo mondo in base a quello che mi ricordo? È quello che Edelman chiama il presente ricordato, questa riclassificazione che è di fatto un processo dinamico e che sembra veramente essere alla base di una forma primaria di coscienza. Stiamo sempre parlando alla terza persona. L'ultimo ingrediente è quella capacità narrativa, quella capacità di riclassificare questa rappresentazione fra quale che c'è, quale che sto facendo, o quale che c'è, quale che sta facendo questo cervello, in una prospettiva egocentrica, quindi rispetto a un concetto di sé che in prima battuta è guidato dal fatto che abbiamo un corpo e che il nostro cervello, tutto ciò che percepisce, è legato al fatto che risiede, i suoi sensi e i suoi attuatori sono legati dal nostro corpo. Questa narrazione, quindi questa riclassificazione rispetto a una prospettiva egocentrica, avviene nel tempo e veramente il sistema, non c'è un soggetto che guarda quello che sta succedendo, c'è un processo che si sta raccontando quale che vuol dire la situazione nella quale l'essere, l'individuo si trova, e di qui con rappresentazioni sempre più astratte, più simboliche, emerge sia dei concetti simbolici di situazione, sia poi un concetto di se stesso, dell'identità e della definizione di se stesso. Ed è abbastanza chiaro non tanto cosa vuol dire questo, perché è un'esperienza soggettiva, ma quali sono alcuni degli ingredienti fisici che sono necessari per avere questo processo, in particolare l'attività e l'interconnessione fra l'insieme del cervello e delle regioni prefrontali della cortice cerebrale. Se guardiamo i vari casi estremi in cui la coscienza è drammaticamente alterata, se non soppressa,
come in casi clinici di coma, di stato vegetativo, in un caso comune di sogno profondo o anche sotto anestesia profonda, vediamo che in tutti questi casi il denominatore comune è il fatto di vedere un'ipoattività, quindi un'attività diminuita nelle regioni prefrontali rispetto al pattern di attività che si vede in soggetti normali, che possono dare dei riscontri verbali della loro coscienza. Ok. Infine, questa coscienza e questa coscienza di sé non a caso emerge e sembra emergere esclusivamente in animali sociali. Un componente fondamentale dello sviluppo di un senso di sé e dell'apprendimento di un senso di sé è la possibilità di distinguere il sé del non sé, e questo è un processo di apprendimento che è mediato in grande parte dall'interazione con altri membri della propria specie. C'è un club molto ristretto di animali, tra cui i grandi primati e in particolare gli umani, e ultimi arrivati in questo club gli elefanti, che sono in grado di superare il cosiddetto test dello specchio, cioè messi davanti a un specchio capiscono che hanno una riflessione di se stesso, non un altro essere. E se mentre l'elefante dorme gli si mette una croce sulla fronte, va davanti allo specchio, prende la sua proboscide e cerca di cancellarla. Altri animali vanno a interagire sullo specchio. Quindi senso di sé è un senso individuale, ma è un senso sociale ed è un senso che emerge in società. Torniamo a Internet. Internet ha sviluppato una macchineria e ha una serie di stimoli d'ingresso e di capacità di influire i comportamenti all'esterno che sono di dimensione estrema. Lo vediamo in particolare nel caso delle reti sociali, è in costante riorganizzazione, è un rewiring effettivamente del grafo sociale, delle connessioni fra persone, che quindi influisce sul modo in cui l'informazione si propaga fra i vari nodi di questa rete, che sono spesso noi stessi. Dei valori che sono di base, i valori che hanno inseriti, disegnati nel sistema i padri fondatori di Internet, il concetto di equivalenza end-to-end, cioè non ci sono punti particolari differenziati, la gestione è fatta fra i punti estremi di ingresso e di uscita di un segnale nella rete, e quindi di lì apertura, di lì federalismo, e questo è alla base di valori acquisiti che sono poi i feedback costanti che gli utenti, gli utilizzatori, i partecipanti di questa rete, i nodi di questa rete, danno a ogni pezzo di informazione che viene sottoposto alla rete. Lo danno attraverso questi meccanismi, ad esempio, che avete visto ormai in tutti i siti, di poter condividere un pezzo di contenuto, di poter dare un voto, un giudizio, e questi sono dei giudizi di valori che vengono in modo aggregato a dare un'organizzazione e un sapore ai contenuti che girano, all'informazione che gira nella rete. Poi, se andiamo avanti, vediamo che ci sono dei processi di integrazione che si osservano, che si possono misurare, che si possono tracciare, cosiddetti processi di information cascading, cioè dove la probabilità che io vado a ripropagare un pezzo di informazione diventa proporzionale a quante volte qualcuno ha già propagato o rimandato questa informazione. Questi processi di information cascading, e che portano a una diffusione in alcuni momenti virali e molto coerente di alcuni messaggi nella rete, sono alla base di fenomeni come abbiamo visto recentemente durante le elezioni in Iran, dove la rivolta, la sommossa popolare è iniziata prima sulla rete. Perché? Perché non c'era una percezione collettiva del livello di dissenso, e soltanto attraverso questo accumulo di informazioni che un numero sempre più grande di persone si è reso conto che c'era un dissenso collettivo, e questo ha portato poi a dimostrazioni di masse.
Infine si sta aggiungendo dei componenti che permettono di fare una riclassificazione sempre più articolata dell'informazione che viene introdotta e trasportata nella rete attraverso questi sistemi di relazione fra persone, fra oggetti, sia astratti che nel mondo esterno, e questo riclassifica in ogni momento quale che viaggia sulla rete. Però manca oggi questa narrazione, questo self che si la racconta su, il sistema è ancora intrappolato nel presente. Non ci sono questi processi di elaborazione e di sviluppo nel tempo che permettono poi di creare decisione, anticipazione dalla rete stessa. Però qualcuno ci sta lavorando, qualcuno che sono abituati a gestire e a organizzare l'informazione su grande scala. Quindi, per cercare di concludere, non credo che Internet sia conscio, semmai potrà evolvere verso delle forme di prescienza, delle forme di organizzazione collettiva che possono anticipare e influire sui comportamenti di grandi segmenti della popolazione. Non sarà uno, ma sarà probabilmente vari, e questi vari potranno incidere in modo abbastanza drammatico sulla nostra civiltà. Quindi credo che qualsiasi pezzo di informazione che viene creato nel mondo in un modo o l'altro finirà nella rete. Questa rete sta diventando sempre più intelligente, nel senso che si sta staccando del dato e del presente per costruire delle elaborazioni, e non sarà un processo collettivo ma più di uno. Questi vari cambieranno la nostra concezione della coscienza sociale, di cosa intendiamo per coscienza sociale. Alcuni di questi processi credo sono già in atto. Quindi vi ringrazio della vostra attenzione.